Sergio Fadda, tecnico dell'Atletico Elmas, dopo il 3-1 in casa col Tortoli, una vittoria che ci voleva. Penso che ci voleva, ampiamente meritata, poteva finire con un punteggio sicuramente superiore, dovuto anche al fatto che loro sono rimasti in 9 per lungo tratto della partita, ma penso che sia giusto il risultato. Loro appunto reclamano su queste espulsioni, però comunque la gara era già sul 2-0, segnata da un buon approccio della tua squadra. Ah sì, nonostante le 5 assenze odierne per malattia, chi per infortunio, siamo entrati sicuramente con positivamente all'interno della partita. Sulle espulsioni non dico assolutamente niente, ma presumo che se l'arbitro le ha date, le ha sanzionate, che ci fossero tutti e due. Uno ho visto, mi è sembrato un brutto fallo da dietro, e l'altra era eclatante, voglio dire, nei termini, perché se glielo dici sottovoce forse non è un conto, ma... Poi questo è il problema del doppio regolamento, nel senso che in Serie A possono dire quello che vogliono, noi non possiamo dire quello che vogliamo, questa è la realtà, è l'unica realtà. Sul 3-0 con due uomini in meno c'è il rischio di affondare troppo, però poi magari si concede qualcosa e gli avversari segnano. C'è il rischio di andare sempre in fuorigioco, perché gli avversari le tentano tutte per tentare di recuperare la palla, quindi fanno una sorta di linea, fanno un fuorigioco anche a palla scoperta. Noi da quel punto di vista non siamo stati molto bravi, ma insomma è caduta anche la motivazione sul 3-0 a un quarto d'ora dalla fine, con varie volte che siamo andati davanti a corsi, c'è anche, voglio dire, ci sta perdere un attimo di attenzione e concentrazione. Mi dispiace perché abbiamo subito ulteriormente un gol su palla inattiva. Comunque il vostro rendimento in casa rimane sempre buono, avete recuperato anche il gol di Paolo Piludu, quindi in questo fine di campionato cosa si può... Noi abbiamo a questo punto solo una cosa, che è la salvezza. Non penso che ci siano altri obiettivi, perché per tutta una serie di motivi. La salvezza è il nostro unico obiettivo. Speriamo di raggiungerlo quanto prima. Probabilmente... Piludu, che adesso arriva a 14 gol, ha un gol da Trogo, capocannoniere, magari ci sarà questo obiettivo da raggiungere lui personalmente. Ma penso di sì. Paolo poi non ha mai smesso di segnare, perché in effetti anche domenica scorsa ha segnato lui contro il Muravera, gol dell'1-0, ha segnato lui contro il Ghilarza, quindi sta dando continuità sicuramente alla sua azione durante la domenica. Abbiamo ritrovato anche Tore Boye e le sue grandi progressioni sulla fascia, che ci danno l'uno contro uno e la possibilità di andare in sovrannumero, quindi se stiamo tutti bene riusciamo anche a esprimerci come vogliamo, ma il problema resterà sempre comunque il fatto che dobbiamo risolvere dei problemi interni. E in ogni caso, con queste assenze, la possibilità di buttare dentro degli altri giovani. Sì, Mancusi, che non aveva, era praticamente da ottobre che non giocava, era col Selargius, Daniel Musanti, che era un mese e mezzo che non giocava, oggi siamo stati proprio costretti a metterli in campo. E hanno disputato tra l'altro anche una buona partita. Effettivamente Daniel Musanti secondo me ci è mancato in tutte queste partite, perché è uno che ci mette anima e cuore all'interno della partita, che carica gli altri e niente. Poi c'è da sottolineare anche che effettivamente Oscar Herriu come centrale di difesa è stato sicuramente una sicurezza, perché ha dato a tutto il reparto molta tranquillità. Va bene, ringraziamo Sergio Fadda, tanti auguri. Grazie. Per questo finale di campionato. Allora,